Buonasera a tutti, siamo qui con la nuova puntata di Diretta SIS dedicata alla didattica della storia dello sport. Siamo qui con Federico Greco, Francesco Gallo e Paolo Bruschi. Paolo Bruschi è autore di Essere campioni nel dettaglio, e inoltre collabora con Alias e con Il Manifesto. Federico Greco è professore di matematica e fisica, gestisce il blog Calcio Romantico e inoltre a breve uscirà il suo secondo libro, che è Cinque cerchi di separazione. Storia di barriere di genere infrante, che è stato da pagina 1. E inoltre c'è anche Francesco Gallo, che è autore di diversi documentari, di recente è uscito Sportiva, oltre al prolibro premiato Negri. È di recente ha anche scritto un libro che è dedicato al 77, si chiama Storia di tre campioni, che sarebbero Cruyff, Maradona e Pelé, e il 77 è appunto l'unico anno in cui hanno giocato tutti e tre insieme contemporaneamente. Quindi, venendo a noi, questo è un incontro sulla didattica della storia dello sport. Fa seguito al brillante esito che si è tenuto, il brillante incontro che si è tenuto il 6 col Ministero dell'Istruzione, un incontro organizzato dalla SIS, con cui hanno partecipato diversi nostri membri e che potete vedere su YouTube, sul nostro canale YouTube. Venendo quindi al fulcro di questa diretta, cercheremo appunto di interrogarci su quali sono le prospettive, quali sono le esperienze da parte degli insegnanti e come cercare di utilizzare la storia dello sport a scopo didattico. Quindi inizierei da Federico Greco e gli chiederei appunto come nelle sue esperienze lui ha utilizzato la storia dello sport per parlare delle differenze di genere, e oltre ovviamente a dirci qualcosa in più sulla sua esperienza da professore. Grazie. Grazie. Allora, faccio una breve premessa che, come giustamente Vincenzo ricordava, si è appena tenuto questo incontro il 26 marzo, organizzato insieme dalla Società Italiana di Storia dello Sport e il MIUR, che era orientato sui licei scientifici a indirizzo sportivo. Allora, il liceo scientifico a indirizzo sportivo è una novità che sta all'interno della scuola italiana, ormai sono 8 anni. Sperimentazioni sono partite nel 2013 ed è un corso pensato innanzitutto pensato per chi fa attività agonistica. Infatti il sabato non si va a scuola, l'alternanza scuola-lavoro, che adesso si chiama PCTO, può essere fatta in strutture che hanno a che fare col mondo dello sport, ed è un corso che man mano sta cercando di progredire, cioè sta cercando di diventare un qualcosa, un indirizzo per chi guarda al mondo dello sport in modo più centrale all'interno della dinamica anche sociale e culturale. E come giustamente ricordavano Nicola Sbetti e Alberto Molinari durante quell'incontro, ad esempio c'è la manualistica che si sta orientando molto nel fare delle cose adatte per il liceo sportivo. Io anni fa mi è capitato di insegnare che so fisica in un primo anno di liceo sportivo e c'era fisica dello sport. Cioè, cercare di declinare all'interno dello sport un po' tutte le materie, no? E per poter magari costruire qualcosa di interdisciplinare. E, bene, io non insegno in un liceo sportivo. Io quindi insegno, tra l'altro, matematica e fisica, quindi, in un qualcosa, in un liceo classico, linguistico, scienze umane, socio-economico, cioè 4 indirizzi, a Foligno, il liceo Frezzi Beata Angela, che quindi non ha un indirizzo sportivo. Questo perché è importante? Perché in qualche modo io non sono né vincolato né spinto a inserire discorsi che parlano o che usano lo sport all'interno di questioni didattiche. Cioè io non è che faccio il modulo sulla dinamica del tiro. Non perché non mi piaccia, insegno matematica e fisica, potrebbe essere fatto, ma perché, diciamo, non è ciò che io chiedo alla didattica dello sport, cioè non è ciò che mi interessa dello sport. A me interessa il fatto che lo sport sia una chiave, cioè una chiave per mettere in qualche modo in condivisione le mie esperienze, le mie passioni, cioè chiaro, quando gli alunni scoprono perché squadra tifi, anche se ha vinto 100 volte e ne ha persa una, quindi avete capito perché squadra tifo, ti sta a dire che
tira forte il vento, tipo dopo che è passato il benevento, insomma, queste cose banali per stabilire un minimo rapporto con gli alunni. No, intendo un qualcosa di un po' più strong, diciamo, cioè interessa in qualche modo, come dire, la valenza biopolitica che ha lo sport all'interno della vita, non solo mia, ma anche loro. Quindi, innanzitutto, egoisticamente è un modo che io ho per una chiave per capire qualcosa della loro vita, un po' come si potrebbe usare la musica. Esperto di musica, magari usa quello durante le lezioni. Però soprattutto è un modo per cercare di focalizzarsi in modo diverso su argomenti di attualità, appunto. Io preferisco toccare gli argomenti che hanno a che fare con il genere perché per esempio, quello che ha a che fare con il razzismo magari potrebbe essere un po' più complicato all'interno di situazioni in cui comunque magari quel tema è già implicitamente toccato dal fatto che le composizioni delle classi già per adesso, per fortuna, non sono più, cioè sono molto miste dal punto di vista della provenienza degli alunni e quindi andare a insistere su un qualcosa potrebbe creare delle discriminazioni invece. Partendo da questo altro tema fondamentale, importantissimo, su cui tra l'altro sono un po' più esperto, è più facile, come dire, il mio obiettivo qual è? È quello di provare a incuriosirli su che cosa è successo prima. Mi spiego. Le generazioni attuali non è che non sanno la storia. Magari loro, se dici di studiare la prima e la seconda guerra mondiale, te la studiano anche, dici di studiare il 1850, te lo studiano anche. Il problema è che, secondo me, a torto o a ragione, vedono la storia come qualcosa di molto distaccato da quello che avviene oggi. E quindi non hanno molta dimestichezza con la linea temporale, ad esempio. Allora, una delle cose che a me piace fare è quello di appunto cercare di far datare loro determinate cose, chiaramente partendo dal mondo dello sport. Ok, domanda tecnica, ma quando è che parli di ste cose? Chiaramente non posso fare 12 ore di matematica dedicata a questo perché la progettazione, la programmazione, le verifiche, bla bla bla, poi gli alunni sono fatti in un certo modo, se io dico questa cosa non ti interrogo, non è che poi prestano tantissima attenzione. Allora io ne approfitto sempre durante la settimana di sospensione della didattica, che è una cosa che mi piace tantissimo, anche piacerebbe tantissimo anche seguire i seminari che magari fanno gli alunni, i laboratori che fanno gli alunni, però evidentemente se lo faccio io non posso seguire anche loro. Quindi questa settimana che ha anche la possibilità di intercettare persone che non sono direttamente, che tu non vedi in classe. Quindi persone che praticamente hanno letto il titolo del tuo laboratorio e hanno deciso di partecipare. E giusto per parlare di meno, volevo far vedere appunto un esempio di laboratorio, cioè come in qualche modo organizzo il laboratorio. Allora, tipo questo qui è un laboratorio che ho ottenuto nel 2020, si chiama nell'anno olimpico, quello di quest'anno si chiama uguale, non vi spiego perché. E quindi, allora, innanzitutto, proprio perché ho davanti delle persone che non conosco, cerco di stimolarle al dialogo, cioè di farle parlare, quindi con domande, tipo lo sport è un diritto, e poi dopo la loro risposta, dare come dire, un appiglio, no? Quindi qua, ad esempio, la Carta internazionale dell'educazione fisica, quindi come declinare il diritto allo sport senza discriminazioni di genere, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, stabilito comunque l'ambiente, parto con delle immagini. Mi piace molto proiettare le immagini e cercare di far leggere loro l'immagine, quindi datarla, stabilire
spiegare che cosa stanno facendo, vedere se, se riescono a capire, tipo questa qua di Madge Cave Sayers, no? La pattinatrice che nel 1908 vinse l'oro nel singolo femminile alle Olimpiadi di Londra. Chiaramente l'immagine ha un grosso potere, tipo questa, li mette di fronte al fatto che è una, c'è un abisso tra quello che loro ritengono normale e quello che magari vedono. E quindi tramite questo fatto cercare di capire cosa è successo nel frattempo. Per esempio, una cosa interessante, a parte il salto con gli sci, per esempio, far vedere l'immagine di Katrin Switzer, che a proposito del libro sta proprio in, in copertina del mio libro. E questa è un'immagine molto interessante perché loro riescono anche a stabilire qual è il ruolo di ciascuno dei presenti, quindi quelli che aiutano Katrin a correre, quelli che stanno cercando di evitare che Katrin corra. Quando arriviamo alla datazione, lì ci sono delle oscillazioni pazzesche. Per esempio questa qua ti possono dire che va dal 40 al 90. Quindi una volta in qualche modo stabilito un po' cos'è la, di cosa stiamo parlando, io introduco delle dei paletti in sostanza, dico, cioè che so, la maratona è stata corsa nel 67, il sollevamento pesi è diventato olimpico nel 2000. Quindi dare dei punti di riferimento cercando di che loro appunto in qualche modo riescano a collocare sulla linea temporale, in questo caso, l'accesso che le donne hanno avuto a tutti gli sport olimpici nel corso del XX secolo man mano, fino ad arrivare ai problemi attuali. Quindi non solo parlare del fatto che comunque c'è una partecipazione in tutti gli sport, ma anche in particolare questo laboratorio si concentrava sul fatto che comunque sia il maschile e il femminile all'interno dello sport, così come narrato dal CIO in questo momento, rimane sempre molto diviso. Cioè c'è il maschile, c'è il femminile, c'è il misto, in cui a volte sommano il maschile e il femminile, non c'è l'open. Ok? E questo è uno dei modi con cui io cerco di affrontare il problema di genere. Vengo al dunque. Che cosa si ottiene? Allora, innanzitutto il fatto che l'approccio sia abbastanza diverso dalle lezioni a cui i ragazzi sono abituati, non perché io non faccio lezioni di matematica in modo diverso, ma perché quando io faccio lezioni di matematica loro sono abituati a dover prendere appunti su quello che dico, perché ci sarà la restituzione in sede di valutazione. Qua invece è un dialogo. Un dialogo da cui io, per esempio, ho capito che i ragazzi di oggi fanno tantissimi sport. Non è vero che fanno solo pallone. Anzi, chi fa pallone non viene ai miei seminari. Io adoro il pallone, io, vabbè, insomma, chi mi conosce lo sa, come diceva Roberto Tom, però non parlo di calcio in questi seminari, o parlo molto molto poco di calcio, per appunto scoprire di cosa sono, più che altro, perché io sono uno sportivo da poltrone, sono sempre stato. Loro invece sono persone che magari a cui piace il calcio, ma fanno altro. Quindi ci sono persone che fanno equitazione, pattinaggio a rotelle. Mi è capitato di persone che alla fine del seminario mi raccontano che fanno motocross, kart, sci. Quest'anno mi è capitato che stiamo in Umbria, non è a dire che stiamo in... Quindi loro si aprono moltissimo, quindi in qualche modo capiscono in qualche modo che tutti gli sport hanno, tutte le attività fisiche, non lo sport agonistico e basta, hanno una certa dignità e a volte una certa dimensione, e anche parlano delle loro esperienze in relazione, per esempio, al genere, oppure a volte è capitato anche che qualcuno mi dicesse in relazione al problema razziale, perché chiaramente il problema razziale e il problema di genere sono collegati come tipologia di discriminazione. Ecco, diciamo,
potrei dire in conclusione una cosa: qual è il limite di questo fatto? Il limite è che io faccio un seminario del genere magari una o due volte l'anno. Ci sarebbe magari la necessità di proporre magari trasversalmente all'interno di altre discipline qualcosa che possa rendere il tutto, cioè riprendere le cose dette. Rimango così, poi tanto ci avremo da parlare successivamente, tanto se non ci sono domande io lascerei così nel vago questo finale. Perfetto, grazie Federico. Ci ritorneremo, come hai detto tu, più avanti nel momento più di discussione vera e propria. Bene, adesso vorrei dare la parola a Paolo, che come detto prima è autore di Essere Campioni in Dettaglio. Lui dà molto spazio alle storie dei campioni per raccontare determinati periodi storici. Quindi la mia domanda è proprio come utilizzare queste vicende dei campioni e cercare di appassionare i ragazzi a quello che risulta anche essere un'analisi interessante del periodo storico. Ecco, ora mi sentite. Dicevo, il libro io che è sentirti. Essere campione è un dettaglio. Io l'ho scritto proprio in esito a questi interventi che ho fatto nelle scuole a partire dal 2015, nei quali cerco di raccontare la storia del Novecento attraverso lo sport, la storia dello sport. Quindi, come hai detto, situazioni di eventi, campionati, partite, gare, campioni, comprimari, collocati in un contesto storico per cui lo sport diventa la scusa per parlare del quadro che sta intorno, un quadro che può essere anche collegato al protagonista o alla protagonista soltanto per situazioni di contesto, non necessariamente perché gli individui che, come dire, su cui punto il riflettore hanno avuto, come dire, atteggiamenti e comportamenti che hanno avuto effetti sulla sfera politica, sociale, storica, insomma, culturale, eccetera. Magari questa cosa è successa ex post, cioè gli storici, gli analisti hanno assegnato a questi eventi significati che nel momento in cui avvenivano non aveva. Quindi il senso è proprio quello di cercare, come diceva giustamente Federico, cioè di mettere un po' di vita nella storia, e mi viene da citare appunto Marc Bloch, quindi la tradizione degli storici francesi, cioè l'idea che nella storia si debba andare a cercare l'essere umano, insomma. E lo sport, l'ha già detto Federico molto bene prima di me, da questo punto di vista è un grimaldello insostituibile, perché ci caliamo in una realtà che è sviscerata attraverso un linguaggio che è universale, che i ragazzi e le ragazze capiscono perché fa parte della loro sfera personale, della loro sfera emotiva, della loro sfera esistenziale a qualunque età, e quindi ci consente, come dire, di aprire degli squarci di comprensione altrimenti, come dire, inattingibili, che non si potrebbero raggiungere. Il tentativo, ovviamente, come ci siamo sempre detti in situazioni di questo tipo, è di non scadere nella banale, come dire, narrazione, nell'aneddotica fine a se stessa, e quindi, come cerco di spiegare anche nella prefazione del libro, l'idea è quella di coniugare la macrostoria, che è il contesto, e la microstoria, che è quindi l'evento che riguarda il singolo personaggio. Giustamente diceva Federico, qualche volta si può fare riferimento allo sport, si può fare riferimento alla musica. Io sono appassionato di musica, ovviamente di quella vecchia, perché ho più di 50 anni, però insomma me ne ricordo molte di canzoni e io le uso in queste situazioni, così come uso il cinema, perché di cinema sono ancora appassionato, vedo molti film e sono elementi che consentono una, come dire, caratterizzazione, una
messa in trasparenza della realtà di cui si parla in maniera straordinaria. E, di conseguenza c'è questo ping pong, per così dire, fra il contesto, e mi viene in mente, parlando di cinema, il film di Sergio Leone. Tutti noi ci ricordiamo, per esempio, nel Buono, il Brutto e il Cattivo, la vicenda dei tre protagonisti che si staglia sullo sfondo della guerra civile. Loro non soltanto si muovono nel contesto della guerra civile americana, ma addirittura in certi momenti interagiscono con i due eserciti che si stanno fronteggiando. E quindi l'obiettivo è lo stesso. Quindi stare ben agganciati al contesto storico, perché non, come dire, non sfumi in un background, in uno sfondo che diventa indistinto, e contemporaneamente però tenere viva, per così dire, l'aspetto personale del soggetto di cui si parla. Insomma, ecco, questo è l'obiettivo di fondo. Generalmente io riscontro, come dire, esiti positivi, interesse, come ha detto giustamente Federico, perché, anzi, nella stragrande maggioranza dei casi, una sostanziale meraviglia, perché molti dei ragazzi e delle ragazze si stupiscono che si possa parlare del, non so, la contestazione della guerra del Vietnam degli anni 60, o piuttosto che del movimento dei diritti civili degli afroamericani, che ovviamente non mi azzardo qui perché Francesco è molto più competente, ma insomma si possano affrontare da questo versante, per così dire. Nello specifico, ho citato questi due esempi perché, come dire, la storia di cui anticipavi, Vincenzo, cioè l'incontro fra Cassius Clay e i Beatles, dico Cassius Clay ovviamente perché nel 1964, quando si incontrarono, non aveva ancora cambiato nome, è, da questo punto di vista, secondo il mio modestissimo punto di vista, paradigmatico. È un momento nel quale entrambi non hanno ancora spiccato il volo nell'Olimpo delle icone del Novecento, dal punto di vista musicale, dal punto di vista sportivo e dal punto di vista di tutti i riflessi che conosciamo bene, che riguardano la storia, la politica, la società, la cultura, eccetera. E sono, come dire, entrambi agli albori, semi sconosciuti, molto, molto, in qualche modo, dall'establishment snobbati. Cassius Clay perché è un pugile massimo, un peso massimo atipico, i Beatles perché sono degli urlatori che non che provocano fastidio. Faccio di nuovo un riferimento al cinema, ci ricordiamo la battuta di Sean Connery in Goldfinger quando versa il Dom Perignon del 56 alla sua recente conquista, e dice, lo prende dal frigo e dice: consumare il Dom Perignon a una temperatura superiore a 4 gradi sarebbe come ascoltare i Beatles senza i tappi nelle orecchie. Quindi i Beatles erano qualcosa che non piaceva a un certo tipo di società in un certo momento storico, ed è per l'appunto il periodo in cui loro cinque si incontrano. E già che lo dico, cerco di mostrare le slide che io illustro in questi casi, che riguardano per l'appunto il tentativo di, come diceva giustamente Federico prima di me, di dare un senso anche all'aspetto, per così dire, iconografico. Quindi molti di loro, molti dei ragazzini, io la prima volta questa qui la feci nella classe, nella quinta elementare della scuola che frequentava mia figlia, e loro non li avevano mai visti, ovviamente, questi personaggi. E la cosa bella, e poi ho finito, di questa storia qui è il suo carattere, per così dire, collettivo. Collettivo per i motivi che noi sappiamo, ma insomma spiego brevemente, cioè il fatto che i Beatles si sono collocati in un, come dire,
momento storico durante il quale i giovani hanno preso, come dire, sono venuti alla ribalta e quindi si sono imposti come categoria sociale che prima non esistevano, gli adolescenti non esistevano, non c'era neanche la parola prima degli anni, non la si usava prima degli anni 40-50 negli Stati Uniti e poi in Europa a partire da qualche anno dopo. E il senso collettivo di questa storia risulta anche dal modo in cui si sviluppò l'incontro. Lo dico brevemente, in sostanza i Beatles erano, per l'attivismo di Brian Epstein, queste sono le fotografie che io faccio vedere agli incontri, ovviamente con le canzoni e con gli incontri di Muhammad Ali, di Cassius Clay, per far vedere che cosa facevano. Brian Epstein cercava di far sbarcare i Beatles negli Stati Uniti, non li volevano, alla fine riuscì a accordarsi con questo, con il presentatore dell'Ed Sullivan Show per due o tre puntate, non ricordo, nel febbraio del 64, e per il lancio di questa, come dire, programma, però fu girato un documentario che doveva essere mandato in onda il 22 novembre del 1963, il 22 novembre del 1963, come tutti noi ricordiamo, fu ucciso il presidente Kennedy e fu Walter Cronkite a annunciarlo in televisione all'ora di pranzo. Quindi la sera il palinsesto fu, per così dire, rivoluzionato, quindi nessuno mandò in onda il rullo che riguardava la storia dei Beatles e comunque, diciamo, il fragore che avevano già sollevato in Europa, fino a che appunto non se ne ricordò proprio Cronkite a dicembre, quindi una ventina di giorni dopo il lutto, insomma, che aveva colto tutti gli Stati Uniti, fece vedere questo rullo e da lì si sviluppò tutta una catena di eventi sulla quale non mi soffermo perché non c'è tempo, ma insomma che vide coinvolto una ragazzina di 15 anni che è questa Marsha Albert, che è stata, e su internet si trova la sua voce che nel dicembre del 1963 annuncia la messa in onda da parte di James Carroll, che è questo DJ a destra, che mette in onda la prima canzone dei Beatles mai trasmessa negli Stati Uniti, e lei tocca a lei, perché è stata lei a scrivere alla radio James Carroll perché mandasse in onda questa canzone. E successivamente, ovviamente, i Beatles sfondarono, per così dire, anche negli Stati Uniti, quando arrivarono nel febbraio del 1964, ci fu il famoso incontro con la folla al neobattezzato aeroporto JFK di New York. Poi loro fecero questo viaggio a Miami, dove incontrarono, sempre per motivi promozionali, i pugili, che erano Clay e Liston, che si stavano preparando per il mondiale. Liston li mandò via e loro casualmente arrivarono nella palestra di Ali, e quindi queste foto sono il risultato, per così dire, di una situazione come dire, non era stata preventivata. Insomma, ecco, questo è un po' l'eterogenesi dei fini della storia. A me piace molto il principio. Finisco dicendo che quando io faccio vedere queste immagini, cerco appunto di introdurre elementi di movimento, tipo film, musica, eccetera. È ovvio, io non conosco la musica di oggi, ho la fortuna però di avere una figlia adolescente, e mi ricordo che quando io mostrai queste prime, insomma, feci questi primi incontri, c'era stato il 50° anniversario della venuta dei Beatles all'Ed Sullivan Show, che è stato trasmesso sulla CBS nel 2014, e io lo feci vedere in classe, e molti di questi ragazzi non è che sapessero, come dire, la ragione per cui a 50 anni di distanza si ricordava quella cosa, però conoscevano evidentemente i gruppi che suonavano quelle canzoni dei Beatles, tipo i Maroon 5, gli Imagine Dragons, che io non conoscevo, e quindi fu un aggancio. Ovviamente io non sarei stato in grado di dire nulla a proposito di questi gruppi, se non grazie appunto a mia figlia, però insomma, ecco, per dire che di nuovo è una modalità per entrare in sintonia con un mondo evidentemente che non ci appartiene più, perché non siamo più ragazzini. Ho finito, se non avete questioni. Grazie Paolo.
Ecco, tu hai appunto citato Ali, che è uno dei protagonisti del famoso documentario Negri di Gallo, che abbiamo trattato anche in un'altra puntata di Diretta SIS. Ecco, e quindi volevo chiedere appunto a Francesco come utilizzare le immagini attraverso i documentari, come il cinema, per raccontare appunto la storia attraverso storie di sport, permettetemi il gioco di parole. Grazie Vincenzo, ringrazio ovviamente anche Federico e Paolo e si sono aperti appunto tanti elementi che affronto anche io in classe con i miei studenti oppure nei miei documentari. Per l'appunto immagine sportiva, storica, cinematografica e quindi anche storia e in questo caso musica e sport. Che tutto quanto va nella stessa direzione, proprio come stavano facendo, ricordava prima Paolo, i Beatles, Cassius Clay, Muhammad Ali negli anni 60, perché loro erano appunto dei personaggi degli anni 60, hanno caratterizzato gli anni 60. Se uno oggi pensa a quel decennio, le immagini dei Beatles e di Ali sono probabilmente le prime che ci vengono in mente, sia a livello europeo, americano o comunque anche direi planetario. Addirittura i Beatles in quell'epoca dissero: siamo più popolari di Gesù Cristo. E divenne popolarissimo anche il pugile Ali, per l'appunto, che, come disse qualcuno, lui si inventò il marketing prima che il marketing venisse appunto inventato, perché, come sappiamo, lui pubblicizzava se stesso e i propri incontri, non solo per vendere più biglietti agli spettatori, ma anche appunto per pubblicizzare la propria immagine, ovviamente mettere anche in difficoltà l'avversario ancor prima di salire sul ring. E quando i Beatles sono stati cacciati via dalla palestra di Sonny Liston, che quasi appunto gli aveva detto che erano quattro omosessuali, è proprio perché Sonny Liston ancora era un uomo degli anni 50, non era ancora entrato mentalmente probabilmente anche pugilisticamente negli anni 60, e invece si trovarono subito con Ali. Abbiamo visto prima la fotografia in cui giocavano e scherzavano insieme, proprio perché oltre ad essere coetanei, stavano andando entrambi nella stessa direzione, entrambi, diciamo, i Beatles come gruppo. E proprio perché è la prima volta in cui i giovani avevano come propri idoli dei coetanei. Quindi erano tutti dei ventenni all'epoca, quindi musicisti, atleti, attori, quindi non più come 007 che aveva bisogno dei tappi, James Bond per ascoltarli, ma tanti nuovi campioni, anche come il quinto Beatles, George Best, a cui, a proposito di aeroporti, come abbiamo detto prima, il JFK. È l'unica a cui è stato l'unico atleta a cui è stato dedicato un aeroporto, quello di Belfast. E questo di Best è anche un aneddoto, diciamo un'informazione che ho dato ai miei studenti parlando di geografia. Parlavamo appunto dell'Irlanda, del nord, e che anch'io, come fanno Federico e Paolo in classe, utilizzo lo sport per parlare d'altro, quasi in maniera del tutto improvvisata, e cerco di partire dallo sport per parlare d'altro, ovvero per parlare di italiano, storia e geografia, in maniera ovviamente fuori controllo e fuori dagli schemi imposti giustamente dal ministero. E questo ovviamente è una chiave eccellente per prendere l'attenzione dei ragazzi, quindi sport, musica, cinema. Tutto ciò che è fuori e che rappresenta anche il loro linguaggio, perché loro sui cellulari ascoltano musica, guardano eventi sportivi, magari non in diretta, perché ho saputo con grande dispiacere, se non sdegno, che i ragazzini preferiscono quasi più soltanto gli highlights rispetto a un incontro di calcio che può durare 90 minuti o oltre, e quindi ascoltano musica, guardano Netflix. E quindi bisogna naturalmente essere su questa lunghezza d'onda, trovare naturalmente, come si diceva prima, la chiave per entrare nel loro interesse e poi fargli passare naturalmente sia le nozioni scolastiche ma anche quelle che stanno all'esterno. Infatti prima,
è stato giustamente citato Bloch, Fèvre, che dicevano appunto che all'interno della storia ci deve essere è tutto. E lo sport non è estraneo ovviamente alla storia, non è estraneo al pensiero, ed è un ottimo strumento anche per raccontare una nazione, così come allo stesso modo la musica, la cultura, il cinema, l'arte sono degli ottimi strumenti per raccontare lo spirito sportivo di una nazione. Quindi tutto questo si può compenetrare, quindi sport, immagine storica, immagine sportiva, immagine anche cinematografica e storia, tutto ciò, soprattutto negli ultimi anni, può andare nella stessa cesta e arrivare appunto anche sui banchi di scuola. Proprio perché, se noi pensiamo ad esempio al documentario sportivo, negli ultimi anni proprio i documentari sportivi sono quelli che si sono aggiudicati più premi Oscar, penso a Icarus, a Free Solo, ai documentari del premio Oscar Asif Kapadia, che ha realizzato quello su Maradona, quello su Ayrton Senna. Pensiamo anche a The Last Dance, che nella scorsa prima quarantena, chiamiamola così, su Netflix ha fatto registrato degli ascolti davvero incredibili. Questi sono tutti documentari che i ragazzi più o meno conoscono, perché come nel libro di Paolo e adesso anche nel nuovo di Federico, il campione è, se è al centro appunto l'uomo, in questo caso il campione sportivo, è al centro del racconto e non solo, come si è giustamente detto, come mera aneddotica, diventa anche un modo per far immedesimare i ragazzi, e non solo i ragazzi naturalmente, ma il pubblico oppure i lettori di un libro, all'interno della storia, sia essa scritta con la S minuscola o quella maiuscola appunto, perché la storia, il protagonista, proprio come accade nei film o nei grandi romanzi, anche nella storia, che la storia prima cosa di tutto è un racconto, è al centro della scena. Quindi magari ecco, con Negri ad esempio è stato da questo punto di vista più facile, più diretto lo stratagemma narrativo secondo il quale un atleta, un personaggio parte da tantissime difficoltà, riesce poi attraverso un percorso pieno di ostacoli, in questo caso politici, razziali e infine anche sportivi, a appunto realizzare il proprio sogno, che è quello non solo di vincere sul campo, ma anche in questo caso di vincere sul campo razziale, quindi dei propri diritti civili. E quindi i ragazzi, soprattutto per i ragazzi, è un linguaggio più diretto e naturalmente è un ottimo strumento didattico, direi oggi anche imprescindibile. E l'immagine, non solo fotografica ma anche quella in movimento, insieme appunto a tutto l'audiovisivo, quindi mi riferisco di nuovo al cinema, alla musica, a vedere anche dal vivo un incontro di pugilato, un discorso di un politico o di qualsiasi personaggio, voci, suoni, musiche, atmosfere, profumi non si può purtroppo, ma tutto ciò aiuta a far entrare studenti, lettori, spettatori all'interno della storia che si sta raccontando. Quindi è tutto utile e credo che oggi, soprattutto oggi dove l'immagine è preponderante in questa società, perché pensiamo ad esempio come raccontare l'attacco terroristico dell'11 settembre alle Torri Gemelle senza mostrare le immagini degli aerei che colpiscono le torri. Noi tutti abbiamo vissuto quell'episodio proprio attraverso l'immagine. Nessuno di noi ha letto sul giornale, almeno subito, di quell'episodio, e se ne possono ovviamente citare tanti. Quindi credo che l'immagine sia uno strumento utilissimo, l'immagine storica, l'immagine sportiva, cinematografica e tutte le altre, e sia la svolta per non solo per la ricerca ma anche per l'insegnamento della scuola, perché appunto o un evento arriva direttamente tramite un'immagine oppure va a sopperire
quegli eventi dove le immagini appunto non ci sono e che quindi può anche diventare in questo caso una fonte primaria, laddove appunto esistono soltanto delle immagini oppure non esistono. Quindi l'utilizzo delle immagini, saper utilizzare le immagini anche a livello didattico, perché esiste proprio la didattica anche dell'immagine, è davvero, credo sia una delle svolte più importanti, uno degli strumenti più importanti oggi per l'insegnamento e per la divulgazione storica e sportiva. Grazie Francesco. Ecco, adesso dopo aver ascoltato le vostre esperienze vorrei più soffermarmi su una sorta di dialogo, tavola rotonda, per parlare delle proposte. Ecco, vorrei darvi quindi uno spunto. Prima Paolo ha citato Bloch, ecco, e in Apologia della Storia c'è un aneddoto in cui lui e un altro storico, di cui adesso non ricordo il nome, vanno in una città molto famosa, però non sono interessati a guardare prima le bellezze artistiche della città per cui è famosa, ma vogliono andare a vedere il municipio che è stato appena costruito, e Bloch dice appunto: ma noi siamo storici e amiamo la vita. Ecco, secondo me quindi questa frase di Bloch, citata appunto da Apologia della Storia, può essere un buono spunto per cercare magari di ricordare come i docenti debbano spiegare agli studenti come la storia sia anche un sinonimo di vita, quindi attraverso lo sport, attraverso il cinema e le canzoni si può cercare appunto di fare sentire la storia più vicina agli studenti, qualcosa non lontana, ma qualcosa che può essere più vicino. Io volevo concludere in qualche modo quanto accennavo prima, proprio perché riguarda un po' come attualmente, cioè l'impressione che ho avuto, che come attualmente gli studenti percepiscono quella che noi chiamiamo storia, ma che arriva in sostanza, si può dire, fino a 20 anni fa, forse, quando c'è stato l'ultimo grande cambiamento epocale, che in qualche modo ha cambiato il modo con cui ci si relaziona con l'attualità. Io ho la mia età, anche io, e posso dire di essere cresciuto in un'era fortemente ideologica, mentre l'attualità è fortemente post-ideologica. Quindi, in qualche modo, magari delle categorie che io uso implicitamente non vengono proprio neanche riconosciute. Cioè non è questione di avvisare lo studente o la studentessa: accorgiti di queste categorie che io ritengo importanti, proprio perché loro non le riconoscono. Cerco di essere in qualche modo, faccio un esempio, sempre riguardo la discriminazione di genere, no? Mi è capitato qualche mese fa di finire di fare assistenza durante un'assemblea di istituto gestita dagli studenti del mio liceo, in cui si mostrava come le pubblicità degli anni 90, quelle riservate ai bambini dai 5 ai 15 anni, diciamo, erano fortemente genderizzate, no? Il bambino che deve comprare la pistola, deve sparare, deve giocare a pallone, la bambina che deve comprare invece la bambola, che cucina, che stira, che fa ste cose, eccetera, eccetera, il vestitino rosa, il pony di qua, quell'altro invece è il mostro. Ed era un'assemblea gestita solo dai ragazzi, e dalle ragazze che rappresentanti di istituto, e nel dibattito dopo mi ha sorpreso il fatto che tutti quelli che sono intervenuti parlavano di questa età anni 90, che è un po' la mia infanzia, come di un qualcosa di superato, come dire: noi queste cose non le facciamo più. Ok, allora qual è il problema? Cioè, noi stiamo di fronte, cioè io vivo una realtà in cui i ragazzi che ho di fronte affermano di non essere all'interno di dinamiche, per esempio dinamiche di genere o dinamiche di razzismo, dicono di essere in qualche modo
consapevoli di alcune cose, e lo riscontro anche quando, che so, il ragazzo che fa motocross mi dice: ah, quando vado a fare motocross ci sono anche due ragazze che fanno motocross con me. Piazzata così, c'è cioè un'idea che la situazione attuale forse è più avanzata di quello che noi crediamo in relazione ad alcune dinamiche. Dall'altra però c'è una sorta di rifiuto da parte delle attuali generazioni a ciò che è stato, cioè, come dire, loro rifiutano tutto quello che è stato fatto prima. Io ho questa sensazione. Quindi il problema che appunto l'insegnante deve in qualche modo entrare dentro la dinamica e spiegare attraverso anche le sue esperienze, guardate, quello che è stato fatto prima non è completamente da buttare, diventa là il, come dire, il vulnus, cioè il dove agire. Cioè, fondamentalmente, se io mi metto a far vedere delle immagini del 1910, del 1920, del 1930, in cui cerco di far capire come si è evoluta la storia delle restrizioni femminili attraverso delle immagini, è perché voglio far capire loro che nulla va dato mai per assodato, che le cose si conquistano, no? E che se non si conquistano, si perdono. Cioè, se non si combatte per tenerle, si perdono. E il problema che mi pongo è proprio quello, e cioè, se loro continuano in qualche modo a pensare che tutto ciò che è stato fatto prima in qualche modo non ha una storia, riusciranno un domani anche a saper difendere quello che attualmente loro ritengono di avere, visto che, ad esempio, parlando appunto delle pubblicità, dicono: no, adesso non c'è più questa differenza tra pubblicità per bimbi e pubblicità per bimbe. Ok, quindi diciamo è una dinamica all'interno della quale io mi sento molto coinvolto, a cui chiaramente non ho trovato ancora una risposta, forse non la troverò mai, anche perché appunto poi non è esattamente, cioè non riesco a tutto il tempo a esserne all'interno, cioè fondamentalmente quelle 3-4 giorni in cui riesco a parlare di più ai ragazzi sono, diventano un'isola all'interno di un anno invece in cui la dinamica classe prevale. Non so se in qualche modo ho spiegato un po'. In sostanza, non l'ho ancora detto, noi siamo boomer, l'impressione è quella, cioè... Ma sì, siamo boomer. Io posso aggiungere a quello che ha detto Federico il fatto che, secondo me, la sensazione che noi cogliamo quando parliamo con i giovani, io tutti voi perché sono più anziano, credo che sia generazionale. Insomma, io quando ero ragazzo ero appassionato di sport, leggevo il Guerin Sportivo, gli almanacchi del calcio, quando pensavo al titolo mondiale del 38, erano passati 40 anni, mi sembrava la preistoria, insomma, ecco. Magari ero agganciato alla linea temporale, come l'ha chiamata Federico, perché avevo questa passione che non era soltanto sul presente, ma si spingeva al passato, consultavo gli almanacchi, gli albi d'oro, mi è sempre piaciuto. Però mi sembrava preistoria, insomma, ecco. E sono gli stessi 40 anni che sono passati dai mondiali dell'82, che io ho vissuto da bambino e che mi ricordo come una cosa, come dire, una pienezza di sentimenti forse mai più raggiunta, insomma, ecco. E sui sentimenti, e mi ricollego a Vincenzo, la vita nella storia, io mi ricordo quando lessi Il secolo breve di Hobsbawm, rimasi colpito dal suo incipit: nessuno può raccontare la storia del Novecento come si racconterebbe la storia dei secoli passati attraverso fonti, documenti, registri, eccetera. Ovviamente la sua premessa è relativa al fatto che lui il Novecento l'ha vissuto e quindi è influenzato dalla vita. Quindi è una premessa, per così dire,
che mette le mani avanti e avverte il lettore che non c'è il rigore scientifico in quello che sta, per motivi umani non ci può essere rigore scientifico. Recentemente ho letto un altro libro di Svetlana Alexievich, che è una storica bielorussa che si è impegnata molto nella storia orale, ha raccontato le esperienze di guerra dell'Unione Sovietica durante la Prima Guerra Mondiale, in particolare nel libro La guerra non ha un volto di donna, ovviamente un titolo antifrastico perché lei intervista centinaia di donne che hanno combattuto, e lei a un certo punto dice questa cosa sensazionale, secondo me molto rivelatrice. Lei dice: non crediate di aspettarvi la maggiore profondità del racconto di significati nelle persone istruite, perché nelle persone istruite il racconto sovente è inquinato, non lo dice in senso deteriore, lo dice semplicemente constatandolo. È inquinato dalle letture, è inquinato dai riferimenti storici, è inquinato dalle conoscenze culturali, eccetera. Piuttosto, dice, io la verità la colgo invece nelle persone, come dire, con meno strumenti. E lei dice, io vado a cercare proprio questi strumenti che lasciano tracce, questi episodi che lasciano tracce nei sentimenti. Io indago i sentimenti. Lei dice questa cosa che secondo me è molto condivisibile, dice i sentimenti sono le tracce che la storia lascia nella vita delle persone. Quindi se noi indaghiamo i sentimenti, noi capiamo meglio la storia. C'è l'altro aspetto che mi collego a Bloch, ma anche a Alessandro Barbero, che lo dice sempre, insomma, questa asincronia per cui gli storici sanno molto del passato, ovviamente uno storico, anche noi sappiamo molto di più della Seconda Guerra Mondiale, di Churchill, quando la Guerra Mondiale la stava combattendo, perché era in corso, noi sappiamo come è andata a finire, lui non lo poteva sapere. D'altra parte però Churchill sapeva il pensiero di quel quale era il sentire collettivo a quell'epoca, e a noi che siamo appassionati di storia o agli storici che sono fra di noi quella cosa completamente sfugge. E dove si può trovare il sentire collettivo? Ma in quello che abbiamo detto fino ad oggi, nei libri che le persone leggevano, nei film che guardavano, nelle rappresentazioni teatrali che andavano a vedere, negli stadi che affollavano, nelle partite che volevano vedere dal vivo perché magari c'era poca televisione, o che ascoltavano la radio, lì si depositano i sentimenti. Quindi se noi li scoperchiamo, li indaghiamo, capiamo meglio la storia e incrociamo la vita che nella storia si trova. Non potrei essere più d'accordo, infatti possiamo aggiungere a, come dicevamo prima, le varie fonti da utilizzare, immagini, suoni, musiche, cinema, sport, eccetera, ovviamente anche le emozioni. Quindi, come diceva appunto Paolo e Federico, i sentimenti fanno parte anche delle emozioni. Cito due episodi. Qualche anno fa, con alcuni amici, ero a Milano, passeggiando attorno al Duomo, finiamo a Piazza Fontana. E lì mi metto a raccontare, insomma, a questi miei amici che poco ne sapevano sull'argomento, l'attentato del 12 dicembre 69. Mentre raccontavo l'episodio storico, si avvicina un signore con i capelli bianchi, dice, posso ascoltare? Dico, prego. E stavo terminando, insomma, il racconto. A un certo momento, preso dall'emozione, ho visto che aveva gli occhi umidi, dice, è vero, ne abbiamo tirati fuori tanti. E tu in che senso? Io facevo il portantino all'epoca, avevo 18 anni, praticamente lui lavorava alla Croce Rossa, è arrivato lì con il portantino e portava via feriti e morti. E allora ho detto io, ma come mai allora ha fatto raccontare a me l'episodio se lei era presente quel giorno? Dice, no, perché alcune trame politiche dell'epoca non le avevo ancora capite. Quindi poi ho detto, ma prego, ci racconti lei com'è andata, perché appunto lui ci poteva dare, come appunto Osbam, davvero il racconto in diretta di quello che era accaduto dal suo punto di vista, che non era quello di uno storico, ma di chi aveva vissuto quegli attimi, quei momenti così drammatici. E
Eppure essendo per noi un episodio ormai 50 anni fa e 60 anni fa ormai, o per i ragazzi di oggi appunto può rappresentare la preistoria, come il 38 è stato per Paolo, come può sembrare anche per noi prima che iniziassimo a studiare la storia. Se però ci sono, riusciamo a legare anche le emozioni, come dicevamo prima, attorno a queste storie immortali, sia appunto quelle con la S maiuscola che quelle con la S minuscola, e la S è anche l'iniziale della parola sport, credo che sia questo anche un altro strumento, ovviamente sempre inserendolo all'interno del contesto storico e sociale, se no, si diceva giustamente prima, rimane soltanto un aneddoto. Credo che questo possa essere fondamentale. Infatti, quando sono riuscito a portare, prima della chiusura, Negri nelle scuole, anche nei licei sportivi, all'inizio ero molto preoccupato del fatto che magari riusciranno i ragazzi ad accettare un documentario di 2 ore, la maggior parte delle quali in bianco e nero. La risposta, per mia fortuna, è stata sì. Infatti alla fine, ragazzi, qualcuno si è anche commosso, perché appunto erano storie immortali con un significato al centro, che attraverso appunto tutti quegli strumenti che abbiamo nominato prima sono andati tutti nella stessa direzione, e quindi anche al cuore e non solo alla mente dei ragazzi, che spero poi le ricorderanno il più tempo possibile. Grazie. Ecco, prima di concludere vorrei un po' provare a ricucire i vari fili, le varie trame di cui abbiamo discusso. Un po' quello che noto è questa continua presenza di vari aspetti della vita che si ritrovano nella storia, quindi da una parte abbiamo lo sport, da una parte abbiamo la musica, da una parte abbiamo l'arte, e poi allo stesso tempo, anche per poi ripetere questa circolarità, mi vorrei ricollegare al discorso iniziale fatto da Federico, in cui appunto parlava del genere e mostrava attraverso le immagini anche attraverso anche l'evoluzione degli abiti, quindi anche questo incrocio tra moda e sport, che può essere ulteriormente interessante come proposta per vedere anche come lo sport sia stato anche un modo per liberare il vestirsi da parte delle donne, e quindi c'è anche questa sorta di sincronismo, di unione tra queste varie discipline, che può essere anche più interessante per gli studenti, questo continuo mescolarsi dei vari aspetti. Ecco, infine vorrei, mi sembra che non ci siano domande, ho letto che gli studenti sono attratti dalle storie di vita dei campioni, io provo a raccontare un po' la mia esperienza, perché ormai c'è, non sono più studente da 10 anni, però ho ancora i ricordi forti, e quindi volevo un po' confermare questa cosa del fatto che raccontare le storie dei campioni può essere un buon pretesto per appunto dare un occhio alla storia, dare maggiori spunti e allo stesso tempo cercare di avvicinare gli studenti a quello che è un aspetto che, come avete detto anche voi, potrebbe risultare quasi preistorico. Quindi vi ringrazio per la vostra partecipazione, vi ricordo che la puntata può essere rivista su Facebook e a breve anche su YouTube, e su YouTube trovate anche le altre dirette, quindi vi ringrazio e vi auguro una buona serata. Grazie Vincenzo, grazie a tutti, grazie. E buona serata. Grazie a voi, arrivederci e grazie per l'invito.